i calori specifici molari sperimentali che abbiamo già visto nelle due tabelle di Amaldi per unità di massa per chilogrammo e di parodiostili mochionoli per mole. Ecco, i valori sperimentali si accordano abbastanza bene con i valori teorici, o meglio, i valori teorici si accordano abbastanza bene con quelli sperimentali per i gas monoatomici. E abbastanza bene anche per quelli biatomici. E quali sono le formule teoriche? Abbiamo visto che sono un mezzo LR per il calore specifico molare a volume costante, e poi bisogna sommare un'altra R per il calore specifico molare a pressione costante. È scritto anche qua un mezzo LR e poi CV più R, relazione di Maier. Ma quando le molecole assumono forme più complesse, quindi per i gas più complicati, i valori misurati sperimentalmente si discostano dai valori previsti teoricamente. Questo perché il calcolo dei gradi di libertà è un calcolo semplificato. Per esempio, una molecola biatomica non può essere considerata priva di spessore, invece viene immaginata come priva di spessore. Le molecole più complesse possono vibrare, anche se le vibrazioni si innescano quantisticamente soltanto oltre una certa soglia di temperatura. Sono congelate al di sotto della temperatura minima di innesco, tuttavia nell'insieme statistico delle particelle del gas c'è sempre una frazione minoritaria di molecole che in quel momento ha una energia cinetica sufficiente a farle vibrare, sebbene nel complesso il gas si trovi mediamente ancora sotto la temperatura di soglia delle vibrazioni. Questo fa apparire il gas come se le sue particelle avessero più gradi di libertà effettivi, per esempio 6,5 o 7. Infatti, i gas eteratomici hanno valori sperimentali di calori specifici che si accordano con le formule teoriche nel caso in cui si inserissero nel calcolo 7, o meglio un po' meno di 7, 5, 6,5, 6,7, 6,8 gradi di libertà.